Ciao, io mi chiamo Sidney, benvenuto sul mio canale e sulla mia rubrica russaliana Appunti russi di un'italiana. Se non l'hai ancora fatto, accendi le notifiche e non mettere ancora mi piace perché questo video potrebbe non piacerti. Oggi ti racconto di come partecipo alle mie prime elezioni presidenziali in Russia, tra l'altro essendo contemporaneamente cittadina italiana. Stiamo andando con mio marito in questo momento alla scuola dove dovremo votare, perché anche qui si vota nelle scuole. Giro questo video in diversi momenti, racimolo diversi pezzetti di questa storia. Vieni con me. Per inciso, non è che noi dobbiamo votare oggi, stiamo venendo qui per prendere i nostri podkrepitine, che... non podkrepitine, ma odkrepitine, perché è il nostro modo per assicurarci che il nostro voto... non riusciamo a trovare dove dobbiamo entrare per andare a votare. Saluta la mamma. Hey mom, I'm on TV. Per renderci la vita più facile potevano mettere due cartelli con tipo si voterà qui, in modo che noi potessimo sapere come venire prima a informarci cose, ma è probabile che non l'abbiano fatto perché mi sa che non è che ci sta tanta gente con la capa fresca come noi che vuole venire qui a sapere se è stato registrato nelle liste 2 settimane prima delle elezioni, nemmeno 2 settimane prima, perché quanto manca. Siamo arrivati, abbiamo trovato questo cartello dove c'era scritto insomma, perché non lo sai da prima, devi prima arrivare per poi sapere quando sono aperti, quando sono chiusi, e la guardiana a un certo punto apre questa porta che ci ha visto attraverso le telecamere e con questo tono di voce minaccioso, se fosse stato in napoletano avrebbe detto "Ehi, che state facendo? Ma chi va chiamato?" Io mi sono spaventata. Questo è il mio uomo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Toshio. Per 5 anni ho fatto membro della commissione elettorale. Come cos'è l'adcrepitine? Adcrepitine è un certificato, fermati un po', c'è una macchina. È un certificato che permette a un cittadino di votare fuori dal suo distretto. La parte più importante è la commissione elettorale ha di solito 4 o 5 libri con tutte le persone che vivono nel territorio di questo distretto elettorale. Io ad esempio avevo 1800 persone, nel 2013 sono venute a votare solo poco più di 800, quindi più di 50% sono rimasti a casa. E se una persona prende questo certificato, il membro della commissione scrive: questa persona qua ha preso il certificato che gli permette di votare fuori. In questo modo non rimane più spazio per scrivere più nulla. Ottenere questo certificato e non votare è l'unico modo per... Secondo giorno di tentativi, questa volta siamo arrivati in orario prima delle 2. Come molti moscoviti, noi non siamo residenti nel luogo in cui siamo domiciliati, quindi abbiamo dovuto attraversare tutta la città per arrivare qui. Siamo anche fortunati perché ci sono persone che sono residenti dall'altro lato della Russia e sono domiciliate a Mosca, che non sarebbe proprio legale, però una cosa che ho notato, che avevo già notato anni fa, credo che fosse il 2014 o il 2015 quando per la prima volta sono andata a vedere le elezioni in Russia, è che loro hanno le urne trasparenti. Io in Italia all'epoca non avevo mai visto un'urna trasparente. Un'altra cosa che mi ha sorpreso è che adesso hanno delle cabine elettorali elettroniche, cosa che mi desta un po' di perplessità. Poi abbiamo provato a chiedere l'adcrepitine e convinti che si potesse semplicemente prendere e poi usarlo per votare dove vuoi, e quindi noi nel nostro caso invece abbiamo scoperto che ci sono delle nuove norme che secondo me garantiscono
il voto in senso democratico e garantiscono l'importanza di questo voto, e sono delle norme in base alle quali tu non puoi semplicemente prendere la scripizione e andare a votare dove vuoi tu all'ultimo momento, ma devi dichiarare nel momento in cui tu ti disiscrivi dal tuo seggio elettorale quale seggio elettorale hai scelto. Quindi in quel momento noi ci siamo dovuti un po' inventare dove andremo a votare, ragazzi. Andremo a votare a... E secondo me questo fatto non è che garantisce... No, ma infatti non garantisce più. Adesso noi siamo nelle liste di... Quindi qualcuno può andare a votare al posto nostro. Ecco, comunque... Mi sono fottuta il mio primo voto presidenziale in Russia, praticamente. Mi dispiace. Io credo che la ragione per cui adesso stanno facendo tutte queste nuove norme, che a loro non importa più questo voto secondo le Atkripichene, perché adesso comunque c'è il voto online, che c'è un mucchio di pubblicità. Infatti a tutti noi arriva un mucchio di email. Poi ve la racconto questa cosa delle mail, vi faccio vedere cosa c'è scritto. Sì, che dice registrati adesso, vai a votare online, sempre online. Perché poi vieni messo in lista per ricevere dei super premi mega favolosi. Come si fa a verificare l'identità di una persona online? So che adesso ci sono diversi sistemi, anche in Italia si usa lo SPID, che è l'identità digitale, in italiano si chiama SPID. Voi non sapete che SPID in russo significa IDS. Obiettivamente, per una cosa seria come il voto, è abbastanza difficile votare online sui grandi numeri, no? E avere la certezza che non sia qualcun altro seduto dietro uno schermo a digitare le tue password e le tue cose al posto tuo. Cioè, come funziona? Se appunto io è perplessità e ignoranza, se qualcuno lo sa me lo può spiegare nei commenti. Spero che questo video sia stato interessante, che tu abbia potuto scoprire qualcosa di nuovo su come si vive in Russia, su come si vota in Russia o su come non si vota. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti a questo canale e accendi le notifiche per scoprire ancora qualcosa della mia vita, un po' qua, un po' là, un po' in Russia per il momento. Ciao!